Ciao, sono Leonora Rubaltelli, scrivo nella rubrica Kitchen Trouble all'interno del blog stellaintrouble.com. Oggi ci troviamo al ristorante Parizzi, sono già andata a fare la spesa per lo chef nella speranza di metterlo in difficoltà, anche se so che sarà molto dura. Ecco chef, questi sono gli ingredienti che ho scelto per te. Ho preso anche delle cose tipiche parmigiane e qualcosa di un po' più esotico, tipo l'ananas. Wow, allora te la mangerai te dopo, perché io invece prendo il calamare, farò il pesce con qualcosa di tipico. Sì, no, ci sono, io ci sono. Ok, allora ci sono anch'io. Ok, andiamo. Va bene. Allora, Eleonora, ti voglio far vedere una ricetta. È un calamaro ripieno di foglie di bietola con una salsa peperone dolce. Ok, va bene, sono curiosa. Cominciamo con la cipolla. E quindi, visto che te sei un comì, prendi le cipolle. E vai! Fantastica, non avrei saputo far di meglio. Adesso tagliamo la cipolla e la andiamo a mettere già qua dentro. Buttiamo dentro già la cipolla, senti che già soffrigge. Via! Allora, facciamo andare il soffritto. Intanto prepariamo i calamari. Tagliamo tutti questi a pezzettini. Allora, tre li usiamo per il ripieno e le andiamo ad aggiungere alla nostra cipolla. Aggiungiamo anche un po' di sale. Quindi richiudiamo, diamo 10 minuti. È magico, fa tutto lui. Sì, questo è veramente un oggetto magico. Allora, questo lo lasciamo cuocere. Prepariamo intanto le nostre bietole. Vuoi tagliarle tu? Sì, dai. Ce la fai? Senza tagliarti? Sì, a listarelle. Grossolani, non mi interessa in realtà. Aggiungili. Potrei quasi prendere come aiutante, sai? Ma magari. Ho detto quasi. Vediamo poi come cucino io. Facciamo la prova del 9 quando cucinerai te. Adesso lui farà tutta l'acqua, butterà fuori tutta l'acqua e i suoi umori, che poi noi andremo a raccogliere con il pane grattugiato. Tagliamo dei bei cubotti che serviranno poi andare ad asciugare l'acqua di cottura fatta dagli stessi calamari e dalle bietole. Allora, intanto prepariamo i profumi. Come hai visto, abbiamo usato pochissimi fondi, quindi non ho usato aglio, niente. Per dare questo sapore, mantenendo la leggerezza, mettiamo questi profumi. Quindi abbiamo maggiorana e basilico. Metti pure tutto e siamo a posto. Possiamo riprendere il pane. Vedi che ha fatto l'acquetta. Mettiamo il pane e intanto io cambio lama. Richiudiamo e facciamo solo girare. Guarda, siamo pronti. Abbiamo frullato. E adesso lo andiamo a mettere in una bacinella. Che buon profumo. Ok, per finire la ricetta, un uovo che ci terrà unito tutto il ripieno quando lo andremo a mettere dentro il calamaro. Ecco qua. Basta? Sì, fallo tu, brava. Stai guadagnando punti su punti. Hai visto? Riempiamo? Ok. No, basta, io non lo so. È buono. Lo so, ma in cucina è così. Allora, ne facciamo uno per uno. Lo andiamo a riempire. Guarda, così, non troppo, eh. Per aiutarlo a non esplodere, prendiamo il nostro calamaro, lo pieghiamo come una caramella, Così non guarda scappa. Guarda che carino. Così non scappa niente. Vuoi provare a far l'altro? Dai, facciamo. Vai, fallo tu. Bravissima. Ok, ancora un pochino. Stop. Ok, poi adesso tiri, lo sigilli, bravissima. Bene, in questo caso, proprio per non andare a bagnare il ripieno, facciamo una cottura sotto vuoto. Quindi questa la prendiamo e adesso la andiamo a mettere sotto vuoto. Ok, quindi andiamo a cuocere a 85 gradi per circa una mezz'oretta. Ah, pensavo meno. Pensavi male. Andiamo, procediamo avanti che dobbiamo fare la salsa. Allora facciamo una salsa di peperone rosso cotta e invece un estratto di peperone giallo crudo che viene scaldato solo con l'agar agar. Accendiamo la nostra stufa. Diamo energia. Il massimo della potenza che si può dare. Ti insegno anche come fare col peperone. Vedi che ho seguito perfettamente le righe? Ecco, adesso lo tiro così e tu hai già tagliato pronto. Tagliamo anche lui a pezzettoni. Allora, mentre tu continui a girare, io intanto preparo l'estratto di peperone. Guarda, così. E cominciamo ad estrarre. Eccolo che esce. Ok, adesso lo andiamo a scaldare. Andiamo a mettere questa a freddo. Se non ce l'abbiamo, usiamo la colla di pesce. L'ultimo passaggio, andiamo a mettere un po' di spinaci. Devono essere proprio filiformi. Quindi adesso saliamo. Allora, guarda, diamo una frullata a tutto. Prima frulli questo, che vai a emulsionare bene la agar agar.
Ecco, questa la appoggi qua dentro e la lasci raffreddare. Adesso puoi frullare questo, che anche questa salsa è pronta. Nel frattempo anche il nostro calamaro ormai è pronto. Adesso possiamo aprire il nostro sottovuoto e andarli a grigliare. Allora, prendiamo intanto i nostri spinaci, poi andiamo a mettere i cubetti di peperone giallo e qui invece abbiamo il peperone rosso, andiamo a mettere qui, a intercalare uno e uno. E quindi lo mettiamo così, mettiamo un goccino d'olio, vai! Allora va bene? Ma sì, dai, la sufficienza te la do. Ma no, era buonissimo! Va, andiamo!